Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Solo Calcio. Le 21:03 minuti, si torna in campo domani in Serie B, il primo turno infrasettimanale previsto dal calendario. Il Pescara un punto in tre partite sarà di scena a Venezia con inizio alle 21. Naturalmente ci saremo con la diretta calcio e poi il post partita con Fabio Ferraresi, ma intanto alla mia destra il lupo di mare, Ivo Iaconi. Ti piace com'è? Eh? Che proprio assomiglia a un lupo di mare. Complimenti, perché insomma l'età non è anagrafica ma biologica, come si suol dire. Eh? Stai molto bene, Ivo. Ti grazie. Manca il calcio? Beh, un po' sì. Un po' sì, anche perché sono troppi anni che sei ai margini, diciamola tutta. Ah, beh, secondo me. Sono stato bene. No? Però adesso ti è tornata la voglia. No, la voglia c'è sempre, c'è però sempre. Bisogna trovare le occasioni giuste. E sì. Non ci sono state? No. Fino a questo momento. Però insomma qualche sondaggio c'è stato in questi anni, perché sì, qualcosa. Me lo dicevi anche al telefono quando ci siamo sentiti spesso. Di interessante. Niente di interessante. Intanto buonasera a Pierpaolo Marchetti, naturalmente buonasera. Immancabile. Buonasera. Facciamo subito in bocca al lupo ad Andrea Camplone, il nuovo allenatore dell'Arezzo. Ah. Nuovo allenatore dell'Arezzo, contratto biennale, l'Arezzo ultimo in classifica nel girone B del campionato di C1 insieme con la Fermana, però insomma siamo agli inizi, un punto in 5 partite, 4 sconfitte, è stato esonerato Potenza, l'allenatore che c'era fino a ieri, la firma è arrivata oggi di Andrea Camplone, dopo l'esperienza poco fortunata di Catania, trova una panchina, l'Arezzo tra l'altro è stato acquistato da un'altra proprietà, cioè una nuova proprietà. Al timone dell'Arezzo e Camplone ha firmato un biennale, quindi quest'anno, il prossimo ancora, e poi ci sarà il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Insomma, è un buon contratto. Stringi, perché stasera parliamo di musica. Sì, perché? Sì, perché come hai detto lupo di mare, ma tu sei. No? Io sono troppo. Sì, credo che tu a livello di musica sei fermo. Sì, sono fermo al banner Romina Power. L'anno zero. Però lupo di mare, la traduzione inglese è Salty Dog, che è una delle più belle canzoni dei Procolarum negli anni 70, e quindi la potrei anche cantare, adesso non so se... Però hai bypassato completamente Andrea Camplone, facciamogli. Andrea Camplone si è andato a prendere una bella gatta da pelare, ma ovviamente lo seguiamo con grande affetto. Insomma. Assolutamente, assolutamente, porterà con sé anche Maurizio Tacchi e Marco Onesti. Maurizio Tacchi, che dunque insomma andrà a lavorare a Arezzo e verrà pochissimo qui da noi a commentare le partite del Pescara. Questa è un po' la sintesi, però magari ingaggeremo. È un peccato, perché è molto bravo. Però ingaggeremo magari Ivo Iaconi. Questa è una proposta che ti faccio in diretta. No, non ci tieni. Ivo, veniamo a noi. A parte gli scherzi, insomma, il campionato del Pescara non è cominciato nel migliore dei modi, eufemisticamente, però. C'era forse anche da aspettarselo, perché è una squadra che partiva in ritardo, squadra nuova, rinnovata, anche tanti giovani, però ci sono anche elementi molto esperti, tra i quali Bocchetti, che tu conosci perché hai avuto a Frosinone da gennaio a giugno 2007, era agli inizi della sua carriera, 17 presenze e 2 gol in Serie B. Sì, sì. Stiamo parlando dell'era primitiva, cioè quello di 13 anni fa. Era però. un ragazzino, era appena uscito dalla primavera. È un giocatore interessante, sicuramente molto intelligente, tatticamente bravo. E ha una grande esperienza perché ha giocato ad alti livelli. L'ho visto un po' in ritardo ieri, ma questo penso sia normale, veniva da un lungo periodo di inattività, quindi. Ci vorrà un po' di tempo, come ci vorrà un po' di tempo per tutta la squadra del Pescara, come è giusto che sia. Ecco, in generale la tua impressione, tu hai visto la partita con l'Empoli di sabato, insomma il pari non avrebbe fatto gridare allo scandalo, assolutamente. Io ho visto una squadra che si è rigiocata fino alla fine, ha fatto degli errori purtroppo che gli è costata la partita alla fine. Però è una squadra viva, una squadra che secondo me ancora sicuramente manca qualcosa in avanti, perché naturalmente sì. Non c'erano attaccanti, non erano disponibili, quindi insomma c'è da lavorare, però credo che si possa fare un buon lavoro. E lo speriamo tutti, tra l'altro ancora emergenza per Paolo domani contro il Venezia, oltre ad Asensio, Setter e Bellanova, ai margini anche Maestro, un giocatore che sposta, insomma abbiamo detto, gli equilibri, no? L'abbiamo visto in queste prime due partite, senza esagerare, però sicuramente un giocatore importante, un acquisto, un'operazione in entrata, perché non è un acquisto insomma in prestito alla Lazio, ex Salernitana, un'operazione in entrata azzeccata sotto questo profilo dal club.
Beh, a giudicare da queste prime partite, sì. Oggi Maestro è gran parte del potenziale offensivo di questa squadra. Tra l'altro stava trovando la porta con grande facilità, quindi è veramente una tegola. Però, insomma, in questo momento non c'è molto, cioè bisogna lavorare e sperare che questa squadra trovi in fretta la migliore condizione e il miglior assetto. Era scontato che ci volesse tempo, perché comunque ci sono tantissimi volti nuovi, un allenatore nuovo, magari anche concetti nuovi, però io ripeto, l'ho detto qui alla fine del mercato, io sulla forza di questa rosa ho i miei dubbi, ma mi auguro, essendo un pessimista per natura, mi auguro di sbagliarmi. Di sicuro quest'anno sarà molto molto duro il lavoro di Massimo Oddo, secondo me. Non sarà un lavoro facile, è una squadra composta da tanti giovani che probabilmente fra 3 anni diventeranno molto forti, tra 2 anni, fra 3 anni, e tanti giocatori esperti che però vengono da inattività più o meno lunghe, da infortuni più o meno lunghi, quindi è un mix tra giocatori che non hanno ancora dato e magari daranno tra un anno o due, e giocatori che hanno già dato e non si sa se riusciranno a tornare al loro livello. Magari anche loro ci riusciranno tra 6 mesi, tra una, cioè, è difficile anche stabilire quanto ci vuole, perché un conto è la guarigione clinica e un conto è tornare quello che si era una volta. Non è un caso se il giocatore più vivo oggi è Maestro, che è un giocatore che come fascia di età è uno di quelli pronti adesso. Sì, certo. In questo momento è chiaro che la squadra è in ritardo, in questo momento bisogna tirare fuori qualche punto, perché è vero che siamo all'inizio, però sai, quando poi resti indietro tutto diventa più complicato. È inutile, stiamo qui a dire il campionato è lunghissimo, sono solo 3 partite, lo sappiamo tutti, però guardare la classifica e vederti in fondo certo, sicuramente non ti dà tranquillità, certo, sicuramente non aiuta a lavorare anche dal punto di vista dell'autostima, direi, no? Esatto. Ivo, a proposito di Maestro, lo conoscevi? No, non bene, ho visto qualche volta, sì, è un giocatore, mi sembra interessante, giovane, ma giovane già, che ha un po' di esperienza, certo, quindi direi che è quasi pronto per fare bene qui a Pescara, come sta facendo fino a questo momento. Per quanto riguarda la squadra, secondo me ci vorrà del tempo, ci vorrà naturalmente che i giocatori esperti siano recuperati appieno, e credo che alla fine, non sono così pessimista come... come Pierpaolo. Pierpaolo ti è sembrato pessimista? Beh, Pierpaolo di solito lo è. No, secondo me è molto... più attendista. Sì, 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 però io credo che insomma possa fare un buon campionato, non so fino a che punto. Però diciamo che sei d'accordo sul fatto che ci vuole tempo. Secondo me sì. È chiaro che però, siccome diceva Pierpaolo, sì, ci vuole tempo, ci vuole però tempo, devi cominciare però a fare nel i risultati. Tempo che ci vuole tempo, certo, bisogna fare i punti, perché naturalmente dopo rimanere impelagati dietro non è mai una situazione bella. La prima impressione, cosa ti è piaciuto della squadra che hai visto sabato, cosa non ti è piaciuto? Ma sicuramente ancora non si vede con grande continuità il gioco di Oddo, si è visto solo a sprazzi, ecco, c'è un po' di lentezza nella trasmissione della palla, questi fraseggi stretti che di solito fanno parte del gioco di Oddo, si sono visti poco o solo a sprazzi, però la squadra non mi è sembrata come dire, allo sbando, ecco, contro una formazione di buon livello, ben organizzata e che passa come una delle presunte favorite, credo che la partita sia stata molto equilibrata. Cioè, ti saresti aspettato di più dall'Empoli per i nomi che ha in organico? Empoli,
soprattutto per l'attacco. Io non sono d'accordo che sia una delle favorite, nel senso che... Ah, perciò hai detto presunta favorita. No, presunta perché tutti la danno per favorita perché si chiama Empoli, ma non perché il valore, al di là degli attaccanti, dei tre, anche di quelli che sono entrati dopo, davanti secondo me sono messi molto bene. No, per questa squadra mi sembra una squadra abbastanza normale, normale, ecco. Ben organizzata, si vede anche il lavoro dell'allenatore, soprattutto sugli attaccanti, sul modo di muoversi. È una squadra sicuramente che farà bene, perché credo che farà bene, ma non credo che sarà da primissime posizioni. E comunque, insomma, il Pescara è chiaro che quando non hai gli attaccanti fai fatica. Cioè, voglio dire, fatica, sì. Non è un caso, no? Cioè, assenti Seter e Asensio, è chiaro che poi giocare non senza trova sbocco la manovra, voglio dire. È difficile, no? È dura, non è una cosa semplice. E quindi, cioè, dopo non è una cosa semplice, soprattutto quando sei ancora in costruzione. Ecco. Cioè, non è un attenuante di poco conto in questo momento, no? Assolutamente. Assolutamente. E Pierpaolo, a proposito di attaccanti, abbiamo già detto di Asensio che sarà assente, probabilmente sarà assente anche sabato prossimo con il Frosinone, c'è questo infortunio di natura muscolare di cui si è parlato, una contrattura al flessore della coscia accusata nei giorni scorsi prima del match con l'Empoli, quindi salterà dopo aver saltato Empoli anche domani, non sarà presente al Penso e probabilmente salterà anche il match col Frosinone in casa in programma sabato all'Adriatico. Seter sarà a disposizione per le prossime giornate, nelle prossime giornate, quindi salterà non solo Venezia ma anche Frosinone. È un problema. È un problema, sì, anche perché adesso è troppo facile dire adesso serviva un altro attaccante. Lo sapevamo anche prima, magari in certe circostanze, come si dice, il diavolo ci mette la coda, perché quando hai magari un punto debole in un determinato settore ti capitano due infortuni, tutti e due lì, è chiaro che sei un po' in mezzo a una strada. La soluzione di Bocic centravanti o finto centravanti, cioè a me non piace tantissimo, però obiettivamente non credo che sarebbe cambiato molto neanche se l'avesse fatto Capone o se l'avesse fatto, cioè, non so francamente chi avrebbe potuto farlo quel lavoro lì. Semmai pensavo a una squadra, siccome Bocic, se può avere una funzione in questa squadra, è quella di contropiedista, cioè è un velocista, un giocatore che deve avere campo davanti. Mi aspettavo che magari il Pescara fosse un pochino più attendista se la giocasse più in contropiede, perché obiettivamente andare a fare la partita nella metà campo avversaria senza avere, cioè questa è una squadra che già con gli attaccanti titolari, quelle pochissime partite che ha giocato per il momento, fa una grande fatica a attaccare la porta, perché quelle poche volte, ad esempio, che è arrivato qualche pallone in mezzo contro il Chievo era solo Seter ad attaccare il primo palo, poi non c'era più nessuno. A Reggio Calabria idem, è una squadra che deve accompagnare sicuramente di più soprattutto con le mezze ali, però sento anche poi le interviste di Odd, dice in questo momento ha bisogno, proprio perché la squadra non è ancora pronta, ha bisogno di essere un pochino più equilibrata, e quindi posso anche capire. Certo è che, ti ripeto, io mi sarei aspettato un Pescara un po' più coperto. Capisco che dopo quattro partite l'allenatore deve dare una filosofia alla squadra, deve dare un'idea, e quindi può avere delle remore nell'adattarsi, no? A una circostanza particolare, adattarsi agli avversari. Ad esempio, soprattutto nel secondo tempo, Pescara non è mai arrivato con i centrocampisti, cioè l'Empoli ha sfondato con i due terzini 100 volte, poi magari senza avere la rifinitura importante, tranne in occasione del gol, un po' troppo lunga, però squadra, Fiamozzi da una parte e Terzic dall'altra sono arrivati con troppa comodità, e Pescara non è mai arrivato né con Omeonga da una parte né con Busellato dall'altra. Non c'è stata quindi compattezza tra i reparti, le giuste distanze non sono state rispettate. Allora, quando giochi, Ivo in questo sicuramente potrà essere molto più illuminante di me, Pescara
mi è sembrato che abbia giocato più con un trequartista e due punte, sì, sì, che con due trequartisti. Certo. Anche in fase difensiva ha giocato con i due attaccanti centrali, e quindi quel sistema di gioco lì, 4-3-1-2, il problema che ha in fase difensiva è coprire sugli esterni, non so se dico bene. E lì, secondo me, vista la fatica che facevi, magari potevi pensare di fare altro. Però, ripeto, ne parlavamo proprio prima della trasmissione, oggi il calcio va così, cioè oggi, e non mi riferisco a Oddo, faccio un discorso in generale, adesso questa mania del guardiolismo che ha stavo per dire infettato tutti, ma in questo momento sarebbe di cattivo gusto. Ha preso un po' tutti, cioè vedo squadre che pur di giocare, cioè, prendono gol in contropiede 10 minuti alla fine quando sono in vantaggio, buttano via partite perché devono giocare, devono andare. Cioè io francamente, se mi avessero detto che il Crotone in vantaggio contro la Juventus prende gol in contropiede 4-2, poi per qualcuno è bello, io se fossi uno del Crotone non mi sarei divertito per niente, lascia stare, poi hanno fatto un pareggio. Certo. Oppure il Bologna che prende 3 gol in un quarto d'ora in casa. Sì. Cioè, c'è questa mania di non adattarsi più tanto agli avversari, da una parte è interessante, è un cambio di mentalità, per carità, dall'altra mi pare che, come sempre noi in Italia, seguiamo delle mode che sono già passate da tempo, perché anche il guardiolismo mi sembra che sia... si è evoluto, voglio dire, Guardiola, poi col passare degli anni. Ma io non ho la competenza per dire se si è evoluto o involuto, sicuramente è cambiato. Comunque è cambiato, ecco. Volevo intendere questo, insomma. Poi chiaramente per qualcuno però è cambiato anche in positivo, però è anche vero, è anche vero che forse è più facile cambiare, adattarsi quando tu hai già dato una fisionomia chiara alla squadra. In questo momento probabilmente anche l'allenatore preferisce lavorare sulla propria identità piuttosto che... Però a catena, Ivo, non so se sei d'accordo, insomma, lo diceva poc'anzi, no, non so, soprattutto non so se ha avuto, ecco, anche lui la stessa impressione. Il discorso della compattezza ha ragione d'essere, nel senso che è mancata in alcuni frangenti della partita la compattezza a questa squadra, il centrocampo di conseguenza ha sofferto e la difesa ha subito. Proprio perché davanti sapevi di non poter fare male. Sì. Che ne pensi? Sì. Però si è andati sotto subito all'inizio della partita, quindi non si... Mi riferisco soprattutto al secondo tempo, diciamo, però il punteggio è stato riequilibrato, voglio dire. No, la parte nel secondo tempo il Pescara ha sofferto molto le ripartenze dell'Empoli. Ecco, una questione di distanza lì, secondo te? È una questione di distanza, è una questione di precisione nel fraseggio, nel non perdere palla in zone pericolose, nelle coperture preventive, cioè una serie di cose, nelle mezze ali che forse non riuscivano a scalare in tempo sugli esterni quando era il caso. Cioè, è difficile dire, sono tanti fattori. Certo. Io penso che il fattore determinante quando si prendono contropiedi è la non sicurezza sul proprio possesso di palla. Quindi perdere molte volte palle in mezzo al campo fa sì che la squadra perda anche le misure. E quindi l'equilibrio. È l'equilibrio alla lunga, ha subito molti contropiedi, che per fortuna sono andati anche bene, perché loro hanno sbagliato molto, secondo me, nel rifinire le azioni. Ed è stato un peccato, perché era una partita nella quale si poteva fare il risultato. Questo sono d'accordo con te. Bisogna anche dire, però, obiettivamente, che soprattutto nella fase offensiva è anche difficile valutare una squadra quando è costretta a giocare senza attaccanti. Anche l'esempio, l'efficacia dei due trequartisti, cioè un conto è giocare con un punto di riferimento, uno e magari attacca la profondità, che comunque uno del mestiere, diciamo, e un conto è giocare con Bocic, che comunque, per quanto impegno ci abbia messo, per quanto si sia sbattuto, è chiaramente una soluzione
che in condizioni normali nessun allenatore avrebbe mai utilizzato. Beh, certo, insomma, una soluzione emergenza, questo è poco ma sicuro. Domani vedremo se giocherà come riferimento centrale, perché si dovrebbe tornare al 4-3-2-1 mancando Maestro, questo è il dubbio. Capone o Bocic, almeno da quello che abbiamo percepito, però probabilmente insomma non sarà così. Bocic io credo che possa giocare, possa essere impiegato anche domani, però da riferimento centrale. Io credo che Bocic sia più un giocatore di fascia, che strappa molto bene in campo aperto, però con questo sistema di gioco poi va un po' a cozzare. Ma Bocic puoi farlo poco. Quel ruolo lì può farlo quando hai partite che ti danno campo davanti. Certo. Perché voglio dire, gli metti una palla lunga alle spalle dei centrali, ma lui anche ha una grande velocità, ho capito, qualcosa ma quella, può produrre, come dicevi però, tu, però è una scelta che fai, sì, a priori, perché sì, se sì, scegli di aspettare e ripartire, certo, allora magari Bocic ha un senso, certo, ha una sua ratio, certo, se invece sì, vuoi fare la partita. Ma io credo che Bocic, per carità, e poi già capivo niente prima di calcio, ma con la vecchiaia comincio ad avere le idee ancora più confuse. Però qualunque persona vede Bocic e dice dimmi una caratteristica di questo ragazzo qui, è un contropiedista. Certo. Cioè uno che ha grande velocità in campo aperto. Grande strappo, sì, assolutamente. Allora, rivediamo per un attimo la classifica del campionato di Serie B. Mi rivolgo al nostro Dino D'Angelo, che ringrazio e saluto, perché c'è una particolarità, caro Ivo. Metà delle squadre sono passate, è vero, 3 giornate, e quindi è un dato statistico assolutamente relativo, però metà delle squadre di Serie B non ha ancora vinto. Che cosa può significare? La solita cosa che in B è dura vincere. Mm. Sarà come sempre un campionato equilibrato in cui la differenza tra la quintultima, la sestultima e sì, la ottava o nona, l'ottava valida per i playoff, non sarà molto, molto grande, come sempre. Come sempre, quindi. Cioè, non è che, voglio dire, si distingue questo campionato, come dicono tutti, tutti parlano adesso, all'inizio del campionato, poi magari cambieranno i pareri, perché è sempre così, campionato per di alto livello, ha livellato in alto, perché sono squadre con organici di spessore, poi magari tra 2 mesi diremo l'esatto contrario, perché ogni volta è così. Ma quest'anno secondo me è abbastanza uguale agli altri, le squadre di organico superiore sono quelle che vengono dalla Serie A, quindi più o meno si equivalgono. Come sempre, chi non vince il campionato tornando dalla Serie A fallisce, certo, nel senso fallisce l'obiettivo, perché le squadre sono più forti, chiaro, hanno più mezzi economici e quindi vengono già da una categoria dove hanno giocatori importanti e molti rimangono in quelle squadre e quindi sono nettamente i favoriti. Dopo può succedere che una delle tre non faccia i playoff, sì, però più o meno diciamo che le favorite sono sempre quelle che sono retrocesse, alla lunga sarà così anche sarà quest'anno. Sarà così anche quest'anno. Dopo ci sono buone squadre che magari non stanno facendo bene, io cito per esempio, per esempio Cremonese, che secondo me è una società modello e che spende tanto per ottenere poco. Dove tu sei stato già, quindi sì, conosci bene la proprietà. Sì, sì. Ci sono varie squadre che potrebbero anche neopromosse, secondo me, perché sì, le neopromosse di quest'anno, tipo in Vicenza, anche la Regina. Alla Regina hanno una tradizione grandissima, yeah, e quindi sono in grado anche di fare come ha fatto la SPAL, che in 2 anni è andata in A, o come ha fatto anche altre squadre nel passato. Assolutamente. Quindi, le favorite per me sono sempre quelle che sono retrocesse dalla A, le altre secondo me c'è un grande equilibrio in cui la differenza può essere anche minima tra minima. La squadra. Il Monza è la più forte prima della pubblicità secondo no, te? No, secondo me no. No? No. Perché dici per questo? Per me è una buona squadra, però non so se è la favorita netta di questa. Secondo te la favorita principale è la SPAL? Sì. Squadra più forte se guardiamo l'organico, diciamo. Sì, la SPAL, il Brescia, chi è retrocesso l'anno scorso? Beh, anche il Lecce.
il Lecce che ne ha presi tre proprio a Brescia, che hanno cambiato guida tecnica, insomma ci sono anche dei punti interrogativi su queste squadre di Serie A che sono retrocesse, però siccome sono squadre che in Serie A ci si sono appena appoggiate, sì, e quindi non è che hanno preso la mentalità della Serie A e si devono riabituare alla Serie B, sono squadre che sono state quasi sempre in Serie B, delle volte anche in Serie C, no, per dire, assolutamente, tipo la SPAL. Non c'è dubbio, la Serie B, prima davvero di ridare e restituire la linea al nostro Dino D'Angelo, rispetto a quella che hai fatto tu col Pescara e il Frosinone, per dire, Pescara soprattutto, perché la ricordo molto bene quella stagione. Ma al di là di quello che ho fatto io, sono cambiati i tempi, cioè si può fare un paragone, sì. 2003-2004 erano 24 squadre, 46 partite. Io dico solo una cosa, che il livello tecnico della categoria si è abbassato, i calciatori sono meno forti di prima, sì. Gli allenatori secondo me sono bravi, però sono più bravi, come dice lui, secondo me è troppo un po' dietro alle mode, del momento, si tende a scimmiottare, diciamo così, tra virgolette, a fare le cose senza senso, sai cosa c'è, Ivo, la cosa che io non... e delle volte anche la federazione, questo è un mio pensiero, perché io vedo troppo spezzettamento del gioco, cioè non si fischiano magari dei falli che sono abbastanza evidenti, anche evidenti per far correre il gioco, certo. E dopo ogni volta c'è direzione troppo inglese, ogni volta che prende la palla il portiere ci vuole un minuto per ricominciare il gioco, ho capito, soprattutto dalla linea di fondo, dove adesso bisogna tutti cominciare a giocare per forza da lì, non so per quale motivo. Vabbè, però tu lo facevi già una ventina d'anni fa questo, si poteva fare, esatto, però non è una novità in senso assoluto, adesso lo fanno tutti e sono d'accordo con te, mi sembra quasi come scimmiottare questa moda. Sbagliata, è una cosa che a me non piace. Io sono per natura un pluralista, allora non mi piace quando si gioca tutti nello stesso modo, mi piacerebbe che a calcio si giocasse come una volta, ognuno con una propria filosofia caratteristica. Oggi siamo talmente pervasi di questa moda, cioè che ancora sento discutere Castorie, che è una cosa aberrante. Cioè, Castori ha fatto 36 punti il girone di ritorno con una squadra alla quale nessuno avrebbe dato un euro all'inizio della stagione, e ancora stiamo discutendo, ma sa, forse non si è adeguato. Ma si è adeguato che? No, che tra l'altro è fedele alla sua filosofia di gioco, che gli ha portato comunque risultati anche importanti. Ma poi lo sento dire da persone, campionato in tutte le categorie, capito? È andato a Carpi, lo scudetto. È andato a Carpi è retrocesso perché Mbakogu ha sbagliato due rigori nell'ultima partita contro la Lazio, due ne ha sbagliati. Cioè, se no si salva anche in Serie A. Aspetta, Carpi lo aveva anche sollevato dall'incarico, sbagliando. Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Non si è aggiornato. Ma che c'è? Sono d'accordo. Che poi il calcio, secondo me, è semplice. Le squadre di Castori ti passano sopra, almeno dal punto di vista dell'agonismo. Dell'agonismo, ma poi... ognuno ha un gusto, un proprio gusto estetico, no? Non si può accontentare tutti. Ma denigrare quelli che propongono un calcio diverso rispetto alla moda mi sembra un atteggiamento sciocco. Ma io poi, insomma, a parte che a me piace il calcio verticale, poi lo puoi fare in mille modi. Non so se hai notato come sono buonista, ho detto sciocco. Sì, no, dico, il calcio verticale a me piace tantissimo, anche perché devi andare a fare gol. Quindi io trovo assurdo che per arrivare a fare gol si debbano fare 100.000 passaggi. È anche bello, per carità. Lo puoi anche fare, ma non è l'unico modo di giocare a calcio. Sì, però se lo fai a una certa velocità, ecco, io voglio dire, se poi devi arrivare al tiro in porta facendo 3.000 passaggi, ma in modo lento, circolazione della palla stantia, voglio dire. Il problema è proprio quello, cioè la circolazione della palla. Esatto. Come gira la palla nei campionati nostri? Lenta. In B o in C? A una all'ora. Esatto. A una all'ora. Bagnano il campo per fare andare veloce la palla e la palla va sempre piano. Perché? Secondo te perché? Un problema tecnico e di mentalità. Di mentalità. Beh, qualcuno ti dirà che non era buona l'acqua con cui hanno annaffiato. Un problema tecnico. Cioè l'acqua minerale. Cioè di abitudine a giocare, a passare la palla in maniera
forte, certo, cioè che certo. Viaggia veloce la palla. Assolutamente. Nei passaggi il gioco diventa lento e stucchevole. Cioè può giocare anche Marchetti con il gioco così. È stucchevole così, perché la palla va viaggia ma soprattutto, molto lentamente. No, cioè, ma soprattutto quando la palla via, io mi ricordo anche la squadra di Oddo sì, del Pescara. Come no? Quando la squadra la palla via, ma per viaggiare la palla veloce ci vogliono capacità tecniche di livello, è chiaro. Anche perché se la palla viaggia piano e questo tipo di calcio perde la sua ragione di esistere, di far muovere velocemente e far stancare gli avversari. Perciò dicevo, potremmo giocare anche, ma mi ci metto pure io e te insieme una squadra potremmo giocare e fare la nostra figura. Se la palla va lenta la squadra avversaria si difende facile. Io se non muoio in campo potrei anche nell'allenamento certo nell'allenamento bisogna abituare e elevare il insegnare, diciamola tu, bisognerebbe insegnare questo, bisognerebbe insegnare nei settori giovanili. Esatto, nella scuola calcio. Invece nei settori giovanili purtroppo si insegna la zona, la diagonale chiaro. Sì, tenere la linea in un certo modo invece di insegnare fondamentali. La ripetitività del gesto che secondo me è fondamentale quando comincia a giocare a calcio, purtroppo adesso è una cosa non si vede più. Allora, andiamo in pubblicità, però salutiamo Walter Nerone e Fabio Lupo. Fabio Lupo, ex DS del Venezia. Walter Nerone, carissimo collega, come va? Però non ti buonasera sento, Walter. Buonasera a tutti. Fabio lo sento. No, adesso se ex avanti, dimmi di che cosa sono ex. Non si sente. No. È un po' basso l'audio di Walter Nerone. Cioè, ha fatto Walter, meno male che io chiedo i consigli tecnologici a te. Pensa come sto ridotto io, che tu hai ancora un attacco. Sei un po' incartato, Walter. Eppure lui è abituato ormai. Insomma, è un tecnologo, più di sempre, me, sicuramente. È sempre più in onda via Zoom, praticamente. Lo vediamo più via Zoom che fisicamente in studio. Io tecnologicamente sto all'età della pietra in confronto a Walter. Facciamo così: pubblicità, brevemente, linea a Dino D'Angelo e poi torneremo con Walter Nerone e Fabio Lupo in studio, naturalmente Ivo Iaconi e Pierpaolo Marchetti, a tra pochissimo. Beh, torniamo in diretta allo studio, appuntamento con Solo Calcio 21:38 in compagnia di Ivo Iaconi in studio insieme con Pierpaolo Marchetti via Zoom. L'abbiamo già salutati Fabio Lupo, ex DS del Venezia, e Walter Nerone. Adesso è cambiata l'inquadratura, Walter Nerone a destra e Fabio Lupo a sinistra. Forse adesso va meglio. Walter, ci sei? Non lo so, ditemi voi se ci sono. Io purtroppo ti sento bassissimo, non so che cosa sta accadendo questa sera, c'è qualche problema. Allora, nell'attesa di perfezionare questo collegamento audio con te, andiamo da Fabio Lupo. Fabio, intanto grazie per aver accettato il nostro invito, ormai sei quasi un habitué. Allora, ci aiuti a presentare questa partita, perché è vero che la Venezia è cambiato, ci sono diversi interpreti nuovi rispetto per esempio alla gara con la Cremonese giocata sabato. Io ho notato 5 novità rispetto appunto alla squadra che avevi allestito lo scorso anno, però più o meno insomma ci sono tanti elementi che sono rimasti, soprattutto in attacco, anche se quest'anno il Venezia ha preso forte, che sulla carta è un ottimo giocatore. Fabio. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. L'ossatura della squadra è rimasta quella. Sull'ossatura hanno chiaramente fatto degli innesti su alcuni giocatori diciamo di categoria come Tagordò e Forte, Mazzocchi, e altre scommesse provenienti dal nord come Jonsen, Bjarkason, insomma, anche se poi Carlson, che sono giocatori che stanno trovando meno spazio, mentre Jonsen invece sta giocando un pochettino di più. Come sistema di gioco più o meno è identico. Anche domenica a Cremona hanno giocato il 4-3-1-2. Se dovesse giocare a Ramu tendenzialmente sarà lo stesso modulo, anche se poi quando c'è Mattia con Capello spesso si alternano e possono anche trasformarsi in un 4-3-2-1 secondo anche le caratteristiche dell'avversario. È una squadra che rispetto all'anno scorso, diciamo, ripeto, ha mantenuto più o meno un'identità di gruppo ed è andata a fare delle innovazioni anche pagandole, perché insomma Forte l'ho pagato 1 milione di euro, ma 300.000 euro. Lo stesso Tagordò, insomma, comunque qualcosa di commissione è stato pagato. Insomma, quindi quest'anno c'è stato rispetto all'anno scorso la possibilità per gli operatori di mercato del Venezia di contare su un budget sicuramente più ampio.
Senti Fabio, hai qualche rimpianto? Perché insomma il tuo lavoro è stato bruscamente interrotto, hai fatto non bene di più a Venezia, ricordiamo una salvezza con 50 punti, 5 in più del Pescara, hai allestito un ottimo organico, un buonissimo organico insieme con Armando Ortoli, rimane il rimpianto di non aver, diciamo così, anche completato il lavoro? Sì, rimpianto, il dispiacere. Dispiacere perché secondo me avevamo creato, come detto, un'ossatura valida, oltretutto partendo veramente da zero, perché quando eravamo arrivati lì avevamo trovato un organico, cioè solo 6 contratti c'erano, quindi avevamo dovuto costruire in fretta un organico di un certo livello, cercando anche di assecondare le caratteristiche di un allenatore non scontato nella sua proposta di gioco come Dionisi, e a mio giudizio avevamo fatto un buonissimo lavoro sia sul piano tecnico dei risultati ma anche sul piano patrimoniale, nel senso garantendo un valore anche all'organico del Venezia. Su quell'organico lì, secondo me, andando ad innestare 3-4 pedine di un certo tipo, si poteva anche pensare a traguardi un pochino più ambiziosi, di una salvezza tranquilla. Non ci è stata data questa opportunità, ripeto, rimpianti io nella vita cerco di averne pochi, certamente il dispiacere rimane, anche perché mi ero trovato molto bene con l'ambiente, c'era così un gradimento reciproco, mi è dispiaciuto obiettivamente venir via e non poter dare continuità al lavoro intrapreso. Senti Fabio, io ho visto il Venezia a Cremona, come sicuramente avrai visto tu in televisione. Il primo tempo, correggimi se sbaglio, il Venezia ha patito parecchio, almeno per 20-25 minuti, l'aggressività della Cremonese, anche se poi ha avuto una grande palla gol con Forte, è stato un intervento direi provvidenziale del portiere Alfonso, tra l'altro ex della Contesa. Nella ripresa però meglio il Venezia della Cremonese, sei d'accordo sostanzialmente? Sì, complessivamente sì, anche se poi la Cremonese qualche occasione l'aveva creata sia nel primo tempo e anche nel secondo qualcosa è riuscita a creare. È una partita che si è svolta secondo me su un piano di sostanziale equilibrio e lo 0-0 onestamente mi è sembrato il risultato più giusto. Ecco, invece secondo te quale può essere il motivo dominante del match di domani sera? Il Pescara senza punte purtroppo non è una novità. Quale può essere secondo me l'aspetto da sottolineare anche sul piano tattico? Bisognerà vedere come Massimo Oddo vorrà impostare la partita, perché vedendo gli ultimi minuti finali ad esempio con la difesa a 3 potrebbe essere anche una soluzione per palleggiare di più ed essere coperta contro i due attaccanti del Venezia, ma allo stesso tempo il Venezia potrebbe adattarsi nel caso in cui il Pescara decidesse di giocare per esempio a 3, potrebbe adattarsi a giocare con una dislocazione dei giocatori differente. Sarà una partita giocata, una partita di grande equilibrio sicuramente. Il Venezia è più sereno onestamente, il Pescara chiaramente dopo questa sconfitta arriverà non certamente molto sereno, però ha le qualità tecniche, anche senza attaccante, le qualità tecniche per poter mettere in difficoltà il Venezia, approfittando magari proprio dei giocatori che con la loro rapidità, la loro tecnica, parlo di Galano, lo stesso Maestro, così possono mettere in difficoltà, perché non danno punti di riferimento e potrebbero essere una sorpresa per la difesa del Venezia. Ritieni che la difesa a 3 sia più congeniale in questo momento alle caratteristiche, al momento di difficoltà, diciamo così, tra virgolette, che vive il Pescara? È chiaro che in questo momento qui bisognerebbe avere il miglior Bocchetti, no? Forse Bocchetti si deve sicuramente trovare la migliore condizione per ritrovare un po' il ritmo partita. Probabilmente in questo momento la difesa a 3 potrebbe garantire la maggiore copertura, la maggiore tranquillità per tutti, come spesso poi accade. E tutto sommato davanti avresti varie soluzioni, perché puoi giocare con 1-2, puoi giocare con 2-1 e puoi secondo me anche adattarti, come ho detto prima, anche all'avversario. Può essere una soluzione valida, perché comunque sia Drulli sia Bocchetti sia Scognamiglio, magari Scognamiglio un pizzichino meno, però onestamente possono tutti e tre far bene in una difesa a 3.
Senti, le tue impressioni sul Pescara di questo inizio stagione, sicuramente avrai visto qualche partita, immagino. Sì, no, ho visto, onestamente ho visto l'ultimo, mi incuriosiva quella appunto con l'Empoli, anche perché giocavano contro l'Empoli di Dionisi, poi giocavano contro certo. Venezia, quindi mi aveva incuriosito questo incrocio che c'era, infatti ho visto Cremonese-Venezia, Pescara-Empoli dopo, quindi mi aveva incuriosito questo incrocio e ho visto per la prima volta il Pescara. È evidente dietro appunto, secondo me, la condizione ancora non ottimale di Bocchetti ha in qualche modo condizionato determinati movimenti e in determinate situazioni la squadra è pur da andare in difficoltà. Davanti, il non avere un riferimento comunque di struttura, a mio giudizio qualcosa ha tolto, perché chiaramente la difesa avversaria ha potuto giocare un pochettino più alta, non si è dovuto preoccupare tantissimo della profondità, perché bene o male sia Bocici sia Galano sia lo stesso Maestro sono giocatori che amano avere la palla tra i piedi e quindi si può andare ad aggredire senza preoccuparsi troppo di coprire la profondità. È evidente che un riferimento, un terminale lì davanti potrebbe essere Asensio, ad esempio, lo stesso Seren, così è evidente che muterebbe la caratteristica di questa squadra. Certo, troppo condizionante. C'è un allenatore in studio, Ivo Iaconi, che tu conosci sicuramente da tanti anni, che ha voglia di tornare in pista. Tu al momento sei ai margini, quindi si può fare. Siamo alla coppia. Magari... Quello che si può fare in questo momento qui è una bella cena, perché abbiamo, una bella abbiamo... cena con Walter Verone naturalmente e per Paolo Marchetti. Walter, che ne pensi, una bella cena? Può essere un'idea buona, sì, può essere sì, un'idea. In questo momento qui per quello che no, ma con Ivo tra le altre cose no, non possiamo dire che abbiamo giocato insieme, perché Ivo giocava e io diciamo ero un ragazzotto alle prime armi, quindi lo vedevo giocare insieme, era... no. Ah, Francavilla? Sì, sì. Ah, vedi? Adesso ricordavo. Francavilla, tu eri un ragazzino. Tu eri proprio... Ti ho guidato. Eri un bimbetto. Fabio, tu eri un bimbetto, insomma. Era un bimbetto. Forte, bimbetto. Però ha fatto una bella carriera. Era forte, Fabio. E Ivo era un giocatore forte, era un libro moderno, un libro modernissimo. Troppo moderno. Ecco, uno che quando si parla a volte di giocatori, no, delle diverse età o delle diverse diversi tempi del calcio, Ivo era veramente un giocatore all'avanguardia, ma perché era un giocatore al quale piaceva, non buttava mai via la palla, veniva fuori palla al quindi piede. Quindi ha precorso i tempi da calciatore e sì, poi anche da allenatore. Assolutamente. Assolutamente, cioè, non aveva ferri da stiro al posto dei piedi, insomma, no, assolutamente. No, ma ecco, poi era un giocatore molto intelligente, aveva tempi di inserimento, in area di rigore si faceva sentire. Era un giocatore veramente all'avanguardia. E secondo me ha avuto una carriera al di sotto, inferiore, secondo me, delle sue possibilità. Per scelta, però. Per scelta, perché anche come calciatore, per scelta. Sono tornato a Giulianova, quindi una scelta di vita. Sì, cioè legato proprio alla piazza, insomma, alla tua no, città. No, la scelta, 23-24 anni, ormai stavo in C, stavo a casa. Però ha ragione Fabio quando sostiene che avresti potuto fare molto di più. Vabbè, ma non so se io potevo fare di più. Cioè, vabbè, adesso io... lo puoi dire, sono passati tanti anni. Dai, non lo so. Non rispondere non ho come se avessi 30 anni. Opportunità di categoria superiore. Quindi forse prima era anche più difficile, magari. Sì, penso sì. Non lo so. All'epoca era più complicato. Era più complicato. Adesso però, giocano tutti. Diciamo, va bene così. Va bene così. Walter, va bene così. Tu l'hai visto mai giocare, Ivo? Altro che se l'ho visto, lui è uno di quelli che faceva già l'allenatore giocando, come dire, era sicuramente un po' avanti rispetto ai suoi coetanei. Sono nato con la fascia di capitano. È nato con la fascia di capitano, ha detto. Bravo, ecco. Questa sintesi non la posso trovare, però è perfetta. Perché in campo vedevi il leader, vedevi quello che aveva le idee chiare e che si faceva, anzi che era rispettato, non aveva neanche troppo bisogno di farsi rispettare, perché era rispettato. Lo notavi subito, questo io l'avrò visto, non so, 50 partite, non una o due. Però, come dire, la differenza la notavi. Poi adesso io non so dirti se magari in B o in A avrebbe fatto
lo stesso, la stessa cosa, però di sicuro non era un giocatore che ti, che tu, che, come dire, che non notavi in campo. Certo. Come notavi subito anche Fabio. Capito, profe? Ma io hai capito, profe? Sì, no, ma io lo so perché mi ricordo quando giocavi. No, però poi tra l'altro, questo è un discorso che mi appassiona. Io mi ricordo il libero di una volta, il difensore centrale, che però, insomma, prima faceva il libero, si staccava. Non solo impostava l'azione, c'erano anche liberi che andavano a proporsi in avanti. Adesso non lo fanno più, o mi sbaglio? Beh, è cambiato. Scuola, la buonanima di Gaetano Scirea. Ecco, esatto, bravo. Beh, però ti sbagli, Massimo, onestamente è il contrario. Libero di una volta era il classico uomo che si staccava, che rimaneva dietro, lasciava le due marcature, andava in raddoppio sui due marcatori che andavano a uomo, no, il 2 sull'11 e il 5 sull'9. No, perché io ripensavo a Scirea, capisci? Questo sì, ho detto. Scirea, Franco Baresi. Ecco, Franco Baresi. Se vogliamo fare Stiliche, per esempio, Stiliche. A Pescara. No, ma Stiliche nasce Galbiati a Pescara. Però a Pescara abbiamo avuto anche Pellegrini e Di Somma, insomma, no? Che giocavano le palle leggermente diverse. Però lo stesso Franco Rosario. No, d'accordissimo. Tendenzialmente il libero di prima è un giocatore che spazzava l'aria. Sicuramente. Si chiedeva di difendere. No, poi c'era qualche, infatti te li ricordi perché emergevano. È vero. Però adesso non c'è neanche più un difensore centrale che arriva ad impostare, a concludere l'azione, a rifinirla. Non direi, insomma, perché i giocatori. No, perché è cambiato proprio il calcio in questo senso, no? È cambiata la mentalità. Beh, è cambiato il ruolo. Certo, perché all'epoca il libero, una volta che aveva preso la palla ed usciva, palla al piede, spesso trovava delle praterie perché gli altri giocatori erano talmente preoccupati di marcare gli uomini che non si preoccupavano di questo, che tante volte si chiamava libero per questa ragione. Adesso invece le squadre sono molto più corte e quando prendi palla ti vengono in aggressione attraverso il sistema della pressione in avanti e quindi chiaramente si evidenzia meno la caratteristica, ma adesso insomma il calciatore, io lo dico e su questo non sono tanto d'accordo su quello che dice Ivo. Come ho detto sempre, io vado un pochino controcorrente. Mediamente il giocatore in questo momento qui, da un punto di vista tecnico, è superiore al giocatore 20, 30, 40 anni fa, perché soprattutto i difensori hanno aumentato tantissimo anche per la qualità dei materiali, scarpe e palloni, ma è aumentata la predisposizione a giocare. Vedi adesso i giocatori che fanno lanci 30, 40 metri, noi prima il numero 5, lo stopper, o il terzino destro, insomma, tanto per dire, fare un confronto appunto con Galbiati, ma Motta e Andreuzza, secondo me il passaggio più lungo che facevano era di 3 metri, se andava bene. Brio e Gentile difficilmente potevano fare. Lo sai che mi diceva la stessa cosa Guglielmo Ferrante, che ho intervistato qualche grande giorno fa. Guglielmo Ferrante ha letto Manopello, mi ha detto la stessa cosa che hai teste, insomma, dichiarato tu, cioè che effettivamente i giocatori di oggi sono molto più qualitativi rispetto a quelli di una volta. Sicuramente, perché gli veniva chiesto altro. Una volta i difensori venivano chiesto solo di difendere. Sì. Dicevano così, il famoso libero viveva la sua carriera tra il dischetto del rigore e la lunetta dell'area, insomma. Raramente si concedeva. Poi con Scirea, Baresi. Infatti io ho preso come esempio. È cambiato, sì, no, infatti, hai ragione. È iniziato un'evoluzione. Sì. Scirea, Baresi, Iaconi. Ecco, diceva Walter, diceva Ivo, Scirea, Baresi, Ivo Iaconi, questo volevi anche. No, io stavo andando un po' indietro, stavo andando al povero Armando Picchi, che era un altro di quelli, insomma, che ha fatto la storia di quel ruolo, almeno in Italia. Adesso c'hai quel poveraccio che ieri si è rotto lì del Liverpool, Van Dijk, che magari in difesa è anche un grande, ma te lo ritrovi nell'area avversaria, certo, normale, 6-7 volte a partita, cosa impensabile. Noi qui da noi abbiamo una storia, un uomo Facchetti e un altro Maldera, dopodiché ditemi di quell'epoca lì un difensore che si faceva vedere in area più di 2-3 volte
partita. Ma quelli erano fluidificanti, però. Erano fluidificanti. Quindi allora era animali, più consentito. Gli animali. Era più consentito spingersi. Il 2 e il 5, diciamo, il Motta e l'Andreuzza o il De Marchi e Ciampoli non si muovevano mai. Attenzione, poi no. Attenzione, ricorda Ivo Iaconi e poi andremo in pubblicità. Ti prego solo per qualche minuto di rimanere in diretta, Fabio, e ci saluteremo dopo la pubblicità. Ricorda Ivo che ha realizzato 50 gol da libero. Sì, ma vedi, quello che dicevo prima io. Poi lui era molto bravo sui calci piazzati. Esatto. Molto bravo sui calci piazzati di testa a andare a fare gol. Era molto bravo. Oggi perfetto. Allora, piede educato. Quindi tu saltavi bene di testa, cioè facevi gol di testa. Non è che calciavi direttamente in porta. Anche di testa, però. Ma non calciavi direttamente. Era facile per il libero, so. Perché tu interrompevi l'azione. Appoggiavi la palla, esatto. Cioè uscivi con la palla, appoggiavi la palla e ti inserivi. Bravo, non ti marcava nessuno. Infatti. Quindi non c'erano le conoscenze, voglio dire, tattiche che ci sono. Quando arrivava la palla in mezzo, stavi sola. Quindi io ho preso tre esempi illustri: Scirea, sì, però Baresi e Ivo Iaconi. Posso aggiungere? posso dire qual era il mio idolo? Chi era? Io, al quale mi sono ispirato, Rudy Kroll. Ah, Kroll, grandissimo giocatore che ha giocato nel Napoli. In quel ruolo ha giocato anche Franz Beckenbauer. Stiamo parlando dei grandi del calcio. Esageriamo. Aspetta, Pierpaolo, siccome ci deve lasciare Fabio, poi lo voglio salutare, diamo la linea alla pubblicità e poi torneremo insieme, perché questi sono argomenti interessanti, direi. Linea a Dino D'Angelo. Eccoci qui, 21:58, dobbiamo salutare Fabio Lupo. Allora Fabio, ti volevo far vedere intanto le due schermate che abbiamo preparato, non ci eravamo messi d'accordo, però più o meno la probabile formazione l'abbiamo indovinata, cioè poi vedremo domani, insomma, l'atto dell'annuncio degli schieramenti da parte dei due allenatori. Allora, il Pescara non avevamo ancora parlato, però più o meno dovrebbe essere questa, col ritorno di Balzano dal primo minuto, Memusciai, e poi davanti la novità sostanziale, Riccardi come trequartista insieme con Galano, alle spalle, o meglio a supporto di Bocic. Qualcuno dice che ci sarebbe, condizionale quanto mai di rigore, un dubbio tra Bocic e Capone. Attenzione, Val di Fiori potrebbe anche avere magari una serata di riposo, diciamo così, da parte del suo allenatore Massimodo. In questo caso potrebbe giocare Omeonga davanti alla difesa, vertice basso del triangolo di metà campo, completato da Busellato e Memusciai. Questo potrebbe essere il centrocampo. Noi abbiamo optato per la conferma di Val di Fiori, vedremo domani che succederà. Ma passiamo al Venezia 4-3-1-2. Schieramento a rombo, con naturalmente il rientro dal primo minuto di Aramu, che era comunque aveva giocato, era entrato in corso d'opera nel match, nella trasferta di Cremona. Aramu con Capello, in realtà possono giocare tutte e due sulla stessa linea, poi vedremo se sarà un 2-1 o un 1-2, con Forte che giocherà come terminale. Poi a centrocampo Vacca, Fiordilino e Malè, perché Togurdò non sta benissimo, problemi alla schiena, quindi Vacca metodista. Fiordilino che torna al primo minuto insieme con Malè, che era assente a Cremona, Plizzario ha sbagliato il portiere, e Lezzerini, naturalmente mi scuso, avevo dimenticato di sostituire il portiere, che Plizzari gioca a Reggio Calabria, vabbè, può capitare. Non deve capitare. Era rimasto Plizzari, mi sono dimenticato, sai, la fretta. E quindi abbiamo detto Lezzerini con la difesa, attenzione perché potrebbe anche giocare al posto di Mazzocchi Ferrarini, Fabio Ferrarini, che viene dalla Fiorentina, un classe 2000, terzino destro, giovane, insomma, di prospettiva, se ne parla bene. Tra l'altro era nel mirino di Giorgio Repetto quest'estate, invece è stato più abile il Venezia a prenderlo dalla Fiorentina. Lo conosci, sì. Fabio Ferrarini? Sì, sì, è un giocatore, l'anno scorso ha fatto molto bene a Pistoia, noi l'abbiamo seguito molto, è un giocatore che è molto bravo nello spingere, meno attento nella fase difensiva, qualche cosa concede, però questo è tipico di chi spinge molto, insomma voi l'avete visto l'anno scorso con Zappa, no? Soprattutto la prima parte del campionato, sono giocatori con i quali piace più giocare, quindi magari si prevede una carriera più da quinto che da quarto, però secondo me Ferrarini ha le caratteristiche poi per diventare col tempo un giocatore di livello anche da quarto, perché comunque è un giocatore che ha predisposizione a corsa, è discretamente veloce, un giocatore, insomma, ripeto, l'avevamo visto 4-5 volte, era nel nostro Mino, anche con Armando l'avevamo visto tante volte. Tra l'altro io ho visto un Mazzocchi un po' in difficoltà nell'ultima partita, tra l'altro ben limitato da Valeri,
che avevo visto all'Opera Cesena 2 anni fa, vinto il campionato di Serie D. Mi sembra un ottimo giovane questo, in un 98, non è più giovanissimo, sì. Però insomma 22 sì, anni, all'esordio in B. Un altro giocatore, l'anno scorso abbiamo monitorato molto la Serie C con Armando e Valeri era uno di quei giocatori che ci era piaciuto, perché è un giocatore che fa bene tutte e due le fasi, ha forza, ha corsa, ha un buon piede, anche lui predilige spingere rispetto al fatto di coprirsi, però è sicuramente un buon giocatore anche lui. Ci può stare lì il turnover secondo te? Cioè sulla fascia destra Ferrarini per Mazzocchi? Sì, ma Zocchi non ha fatto una prestazione particolarmente brillante, concordo, è anche vero che però a giocare sul suo versante aveva Vacca che magari gli garantiva meno appoggio, meno filtro in certe situazioni, magari con Fiordilino può giocare un pochino più sereno, perché Mazzocchi chiaramente anche lui ha maggiori spinte, ha maggiori caratteristiche offensive che non difensive, avendo un giocatore di maggior filtro come può essere Fiordilino dalla sua parte potrebbe anche essere confermato, altrimenti per la stessa ragione potrebbe giocare Ferrarini, perché anche se spinge comunque ha un giocatore come Fiordino che è molto ordinato, molto attento e può garantire le opportune coperture preventive. E si va verso la conferma anche di Molinaro a sinistra, perché non sembra al meglio della condizione Felicioli, che è molto più giovane. Molinaro, vabbè, si conosce, classe 83, ex Juve, Stoccarda, Torino, Parma e via dicendo. Io ti ringrazio Fabio, sei stato esaustivo, preciso, professionale come sempre. Grazie a voi, buon proseguimento, buona serata. Ciao Fabio. Grazie ciao, ancora a Fabio Lupo. Pierpaolo, volevi aggiungere? No, scusami se non ti ho... No, ma era solo per ricongiungermi al discorso precedente sul calcio di un tempo. È vero, visto oggi sembra un calcio più povero, forse dal punto di vista tattico, delle conoscenze, ma dimentichiamo un fattore fondamentale, non esisteva internet allora. Ah, bravo. Cioè, oggi la tecnologia ti consente di conoscere tutto degli avversari, dall'allenamento ai sistemi di gioco, alle situazioni di gioco estrapolate, alle palle inattive. Tu immagina 20 anni fa se andavi a giocare, o 30 anni fa andavi a giocare contro una squadra della Bielorussia. Vabbè. A parte che non sapevi neanche dove era la Bielorussia, che c'era ancora l'Unione Sovietica, vabbè. Ma oggi, cioè, qualsiasi avversario ti capiti, Ivo sa perfettamente, ci sono tutte le situazioni di gioco sezionate, vivisezionate. Effettivamente internet ha aumentato le conoscenze. E quindi è chiaro che le partite si vincono e si perdono più sui dettagli. Non esiste più, sì, giustamente, anche troppo. Cioè, non esiste più non conoscere l'avversario. Oggi se perdi perché giochi peggio, perché gli altri vincono i duelli, perché gli altri sono più attenti sui dettagli, ma non è impossibile oggi perdere per mancata conoscenza dell'avversario. Però vedi, anche grazie a DAZN, adesso DAZN ha l'esclusiva della Serie B, io ho potuto vedere questo ragazzo, di cui già ricordavo insomma le sue qualità, Valeri, che ha giocato 2 anni fa, ha vinto il campionato di Serie D a Cesena, me lo sono ritrovato a giocare con la Cremonese, non ne sapevo nulla. Ha fatto un doppio salto, è vero, ha vinto il campionato di D, ha fatto un torneo di C. Pensavo che tu guardassi solo Diletta Leotta sulla zona. No, assolutamente. Mi sono sbagliato. Assolutamente, guardo i giocatori, le caratteristiche, mi interessano molto. Walter Nerone. Non so se ti conviene, però. Walter Nerone. Guarda, io vorrei ritornare un po' terra a terra alla questione del Pescara. Ho visto la formazione che hai abbozzato tu. Sì, ma hai ipotizzato una serata di riposo per Valdifiori? Non mi meraviglierei, e forse ne ha anche bisogno. Ma perché di Galano non si parla di un riposino, di qualche momento per staccare veramente la spina? Però non c'è molto altro se togli pure Galano lì. Guarda, davanti. Io dico la mia, non so, prima io sono arrivato che eravate già in onda, ci avete fatto rivedere avvicina, scusa Walter, però ti sentiamo ancora molto basso, ecco, bravo. Adesso meglio. Non so se avete fatto rivedere un po' i flash della partita. Sì. Cioè Galano praticamente assente. Sì. E questo Pescara senza il miglior Galano vale molto meno di quello che chiude. Certo, la controfigura di quello che abbiamo mirato l'anno scorso per molti mesi. Esatto. Questo sì. Valdifiori, ma a me ha impressionato là dietro. Guardatevi bene le azioni dei due gol. Nel primo gol, il più vicino a Romagnoli, che
anche senza internet, basta che lo guardi quando sì. entri in campo, capisci che quello può essere pericoloso di testa in avanti. Sì. Il più vicino, se non ricordo male, era Omeunga, che per vederlo meglio si è inginocchiato mentre lui saltava di testa, no? E il, no, allora aspetta Walter, no, hai detto bene, no, hai detto una cosa giusta, perché non eravamo ancora arrivati alla difesa, siccome c'è Ivo, allora tra l'altro è la domanda che ho fatto, e guarda cosa fa Bocchetti su questa stazione, è l'unico che vaga per l'area senza guardare un avversario. Ora, se tu hai lì qua, tre attaccanti bravissimi, più ti arriva Romagnoli, e io mi ritrovo con Omeunga che guarda Romagnoli e Bocchetti che vaga in cerca di un ruolo o di un posto, guardatelo lì, allora c'è qualcosa che non funziona. Però secondo me la scelta di affidare Romagnoli a uno che è la metà di Romagnoli, Omeunga, perché lo ha detto lo stesso Oddo a fine partita, gli ho fatto la domanda io, mi sembra insomma discutibile, io la vedo discutibile come decisione. Ma io penso che si sia confuso adesso, non voglio, non entro nel merito delle scelte, ci mancherebbe altro, però io ho visto Omeunga inginocchiarsi quasi mentre quello salta. Se guardate il secondo gol, peggio mi sento, perché si inginocchia Drudi mentre quello salta e Bocchetti è ancora lì come nella prima occasione che vaga per l'area. Vabbè, lì ora è fuori posizione, Bocchetti è fuori posizione. Ho capito, fuori posizione nel primo gol, fuori posizione nel secondo. Secondo gol, che lui stesse in posizione, guarda. Ma io dico soprattutto il secondo gol fuori posizione. Aspetta, che c'è, sei stato chiaro perché hai messo il dito nella piaga. Io volevo arrivare alla difesa. A me il difensore, se sta in posizione quando attacchiamo, non me ne può fregare di meno. Insomma, no, io dico no, sul secondo gol è fuori posizione. Allora, Ivo, secondo te, allora sul primo gol, il discorso anche della sproporzione fisica, se lo rivediamo, lo valutiamo meglio. Il primo gol, il Pescara difende con alcuni giocatori a zona, fa la zona mista, e con alcuni marca uomo, fa mista, sì. Bisogna vedere chi marcava Romagnoli. Chi no, gliel'ho fatta io la domanda a Oddo. Lui ha detto deputato alla marcatura di Romagnoli era Omeunga. E quindi c'è un mismatch. Infatti io quello ho chiesto. Bocchetti mi sembra proprio uno dei giocatori che sta a zona. Sì, a zona. Mi pare. Sì, quindi... sì. Quale zona? Quella dove non c'è la palla? Sì, ma... allora, sui calci piazzati... Ecco, vedi? Sì, hai ragione. Quelli che stanno a zona devono attaccare la palla. Insomma. Quelli che stanno a zona vanno alla caccia della palla. E quelli che, non, che devono marcare, marcano. Ma questo negli anni Ottanta, adesso no, si no, no, mo, no, negli anni Ottanta. Negli anni Ottanta si marcava uomo e basta. Quindi qui, scusami Ivo, no, per capire bene, un attimo Walter, per capire bene, qui che errore c'è stato? L'errore, nelle consegne oppure nel piazzamento? Che Romagnoli è smarcato, ecco, perfetto. Essendo uno dei giocatori più pericolosi, certo. Sarebbe... insomma, avrebbe dovuto avere almeno una marcatura vicina. Certo, è quello sì. Perché non insomma... poteva, non può saltare su un calcio d'angolo da no, solo. No, ma non ha neanche saltato, e questo è il punto. Cioè, non ha dovuto neanche saltare. Comunque, ti posso dire una cosa, e questo è un problema che il Pescara avrà, che il Pescara è una squadra mediamente piccola. E oggi quasi tutte le squadre hanno almeno tre saltatori importanti, grande problema. Se non quattro. È un grande, ma aspetta, mediamente piccola, anche a centrocampo. Sì, sì. Cioè sì, non sì, è che sì, è sì. solo in difesa. Walter, allora andiamo a vedere il secondo gol. Per questo, gol... per questo sì. Io se devo fare un appunto a Massimo Oddo, per il resto... non mi pronuncio ancora, nel senso che siamo ancora molto indietro, ma se il Pescara è indietro non è colpa di Oddo sicuramente, però ci sono alcune cose, ad esempio se io fossi allenatore, è un discorso stupido lo so, ma tanto facciamo anche chiacchiere da bar, cioè, io starei molto attento, cioè, magari metterei dentro un terzo saltatore, magari gioco a tre. Certo. Se so che, cioè, oggi le palline attive decidono tantissime partite, se ho un problema di accoppiamento sulle palle inattive, tra l'altro sono senza punte, non ho neanche un attaccante che mi viene dietro, perché altrimenti uno dei due marcatori, cioè, ad esempio, uno dei due marcatori lo avrei messo a uomo su Romagnoli, e ad attaccare la palla ce ne mette un altro, certo ce ne mette un altro che è piccolo,
però probabilmente ti è però più aspetta, io non so che ragionamento ad esempio fatto. Però c'è Venezia, anche Moreo e Lamantia da controllare, sì, che ma sono sul secondo due, gol, due attaccanti sul, voglio dire di struttura. No, io sto parlando del primo gol. Ah, è del primo gol, è anche Moreo e Lamantia. Sì, e appunto quello ti manca, il problema è lì. Ti mancano, certo, ti mancano strutturalmente, fisicamente, i giocatori in grado di tenere Moreo, Lamantia, lo stesso Romagnoli. Mancuso, eh? Mancuso è uno che è velenoso, sulle certo, magari su un altro tipo di cross, non in elevazione, Mancuso chiaro, è uno che va in anticipo sul primo palo, è molto bravo a attaccare il primo palo, oppure a prendere la spizzata sul sì, secondo. Questo è un problema che può, il Pescara può avere anche domani a Venezia, perché il Venezia è un'altra squadra che le palle inattive le batte e le sfrutta molto bene, sì, e il problema dei saltatori si ripresenterà anche domani. Certo. Soprattutto Modolo e quindi, Ceccaroni. Quindi da questo punto di vista, ad esempio, la difesa a tre potrebbe essere un modo per una soluzione, mettere per riparo, arginare, mettere per arginare riparo un giocatore più alto. Ecco, chiaro, esatto. Allora facciamo così, ma pare che non c'è, insomma, no, no, questa beh, idea facciamo, almeno per domani, da quello che ho capito. Discorsi poi magari, molto teorici. Magari ci può anche sconfessare è chiaro, domani. È chiaro, ripeto, se un allenatore sta cercando di costruire certo, una cosa, ci sta che certo, non voglia fermarsi fino a che non ha costruito quello che vuole, poi però, una volta certo, che ha costruito magari applica delle però modifiche, delle variazioni. Non è solo un problema di altezza secondo me. Ah, ecco. No, no, non sicuramente solo non solo altezza, perché se Omeonga ha l'incarico di marcare uno più alto di lui gli deve fare pressione, deve stare attaccato vicino, chiaro, questo sì, sono d'accordo, gli dà molto fastidio, questo gli sì, farà un falletto, su questo sono ma d'accordo con ma te, anche, ma anche, per, allora, però, anche per evitare i blocchi bisogna essere molto sono attenti, molto concentrati, ma infatti era troppo smaliziati, distante, al di là della sproporzione fisica, ragione Ivo, era troppo distante Omeonga da Molinari. Romagnoli, andiamo a vedere il secondo gol, cioè il gol che ha deciso il match, firmato da Moreo, come faceva rilevare, sottolineava lo stesso Walter Nerone, anche qui, a parte che viene lasciato crossare Fiamozzi senza un minimo di pressione, secondo me, dal terzino Masciangelo che è troppo distante. Qui Bocchetti va prima, ad accorciare su Mancuso. Devi far vedere qualcosa prima. Ecco, allora andiamo dietro. No, no, ti faccio vedere perché Bocchetti accorcia prima su Mancuso che apre il gioco. E poi però torna, è troppo pigro nel tornare. Non è veloce. Ecco, guarda qua. No, dobbiamo tornare indietro, Dino. Quando viene smistato. Ecco qui, bravo. Guarda Bocchetti che accorcia. Vai un po' indietro. Ci dovrebbe essere ancora un frame per capire. Ecco. Purtroppo non è proprio completa l'azione, però vabbè, da qui si comunque può... accorcia. Accorcia e poi purtroppo non è rapido quando deve sì, rientrare. Non è rapido. Magari anche Drudi lì può fare la diagonale in copertura. Secondo magari me devono essere, sono troppo distanti. Troppo distanti esatto, Ventola e Drudi. Sì. Esattamente. Vai avanti. E Bocchetti è rientrato in maniera pigra, come dici tu. Esatto, quindi mi pare. Ma anche qui non può crossare con questa distanza il terzino, dai. Non dovrebbe, cioè un po' di pressione lì ci deve essere, cioè, o no? Sì. Walter, che dici rivedendo l'azione? È scomparso Walter, non c'è più Walter, ah no, eccolo qua, no. Walter, hai visto? Hai rivisto, vabbè, per l'ennesima volta questa azione. Però che quello che colpisce di più è che Bocchetti è rientrato pigramente, esatto, pigramente, in posizione. Probabilmente un problema di condizione. Non lo so, è strano, perché lui è un giocatore intelligente sotto l'aspetto tattico, molto intelligente. Certo. Walter? Niente, non c'è l'audio. Ma se non lo avvicini... E questo è come Omeonga con Romagnoli, se non stai vicino fa gol. No, io credo che sia stato un sabotaggio della moglie di Walter, che, che essendo interista è ancora un po', capito? Ah sì? Dopo il derby sì. Ho capito. È ancora allora facciamo così, superiamo l'impasse, come diresti tu, Pierpaolo Marchetti, pubblicità, l'ultima di questa puntata. Ah, eccoci qui, siamo tornati in diretta da studio, stavamo parlando del più e del meno, Ivo, no? Sempre. Di qualche cena da fare insieme, finalmente, dopo tanto tempo. A proposito, Andrea lo senti spesso? Sì, qualche volta. Beh, insomma, a te aveva fatto comunque una grande squadra l'anno scorso, che sta dando i frutti quest'anno. Sì. Che poi alla fine, la realtà, la realtà è diciamo questa. Diciamo che era... secondo me prevedibile, l'anno scorso avevano troppa fretta, troppa pressione sulla squadra,
quest'anno, pur vendendo qualche giocatore importante, la rosa comunque è sempre di buon livello. Certo. Hanno preso un allenatore, secondo me, bravo. Sì, lo sta dimostrando. Non c'è per niente pressione sulla squadra, sì, che può dimostrare tutto il suo valore. Anche i giocatori che l'anno scorso sono andati un po' così così, sì, si sentono molto però più... Però ti saresti aspettato di più da un allenatore come Tedino, che ha scelto quei giocatori che sono stati presi, più, per carità, quindi ha avuto anche questa fortuna di scegliere i giocatori. Ma la squadra era già forte, secondo me era già forte l'anno scorso, anzi forse era ancora più completa. Però nel calcio ci vuole anche tempo, non, certo, non è detto che uno fa una squadra rinnovata per quasi tutta la squadra, non c'era nessuno che aveva giocato nel Teramo l'anno prima, o quasi. Sì. E quindi ci voleva un po' di tempo. Però anche, secondo anche te quanto conta l'empatia? Perché si parla di tanto di empatia, che è riuscito a creare questo allenatore che viene, lo ricordiamo, dalla Serie D, perché ha allenato il Monte Giorgio 2 anni fa, l'anno scorso il Forlì, ex ottimo io difensore di Serie A, per carità. Io Paci l'ho avuto come giocatore. A Fermo? A Brescia. A Brescia l'hai avuto, è vero. Ed è un ragazzo proprio splendido. Sì. Intelligente, attento, meticoloso, e dopo ho visto la sua squadra, non quella dell'anno scorso, quella di 2 anni fa, il Monte Giorgio, in una gara, non mi ricordo, forse a Giulianova. Faceva però il 3-5? Giocava il 4. Ed era una squadra che mi era piaciuta molto perché era, mi sembrava molto organizzata. Ma infatti il tratto peculiare di questo Teramo è la riconquista del pallone in zone alte del campo. Beh, è determinante. E questa è una cosa che si vede subito a occhio nudo, soprattutto all'inizio della partita. E infatti riesce sempre a segnare primi 20 minuti. Primi è facile 10 minuti. Anche fare un'azione pericolosa. Infatti, comunque, insomma, sta andando veramente molto bene il Teramo. Complimenti alla squadra, a Massimo Paci, il suo allenatore, che è un classe 78, se non vado errato, quindi 42 anni, è giovane, alla prima esperienza in Serie C. Il Teramo in questo momento è in testa alla classifica, guardate com'è bella la classifica del Teramo, 10 punti insieme con Bari e Turris. Il Bari ha riposato ieri, ma il Teramo deve recuperare una partita col Foggia, e mercoledì sarà di scena a Potenza contro il Potenza di Somma, che è tornato a allenare, grande allenatore, che ha fatto molto bene ad Arezzo, Mantova, a Empoli vinse il campionato, poi però magari ha scelto la strada della televisione, però è stato un grande allenatore, squadre, l'Empoli, hanno fatto, c'erano delle novità, esatto. C'era un modo di giocare bello, insomma tanti allenatori hanno anche preso da lui, secondo me. Ma secondo me anche tu hai fatto molto bene, non è piaggeria, però insomma tu, voglio dire, hai vinto tre campionati, insomma, che c'è, tre campionati, quattro. Di Serie, no, io dico di C1, tre. Li ricordiamo, Fermo è stato un miracolo, 1998-99, c'era il Palermo in quel girone, insomma avete fatto veramente un miracolo. A Pescara non è stato, diciamo, un miracolo, ma non è mai facile vincere. La normalità. Non è stato un miracolo, però non è facile vincere, anche soprattutto quando hai le pressioni, gli occhi addosso. Sì, era una buonissima squadra, però in quel campionato c'era la San Benettese, c'era l'Avellino, che arrivò a pari punti, c'erano squadre anche importanti, e poi soprattutto a Frosinone, anche lì, storica promozione in B nel 2006. Fatto molto bene in carriera. Il mestiere dell'allenatore, delle volte fai bene, delle volte fai meno bene. In C vincere tre campionati la colpa non è sempre degli allenatori, quando fai male, quando fai bene il merito è solo degli allenatori. Non sono d'accordo. Per vincere ci vogliono tante componenti, ci vuole l'allenatore, ci vogliono i giocatori, ci vuole la società, ci vogliono tante cose per vincere. Sì, questo è vero. E non basta, non basta solo una cosa, basta la qualità dei giocatori, ci vuole anche il carattere, la voglia, la determinazione, forza, il saper soffrire nei momenti difficili, ci vuole un sacco di cose. Tutti i tasselli al posto giusto, Pierpaolo? Perché alla fine è così. Sì, infatti per costruire le vittorie ci vorrebbe
un po' di tempo, certo. Io parlo anche di anni. Adesso cosa che si faceva un tempo, che adesso, non si fa più perché le squadre vengono completamente... Perciò non ti piace più il calcio di oggi? Per questo. Non mi piace più, no, non è che non mi piace più, non mi piace più il modo di operare, si parla un poco di calcio, un poco di caratteristiche dei giocatori. Questa sera abbiamo parlato di calcio? Sì, ecco, abbastanza. Meno male, quindi siamo promossi. Abbiamo parlato di me calciatore. quindi tornerai, questa promessa che ti strappia, figuriamoci, tra un anno e mezzo. Poi lui, lo sai, Pierpaolo è anche fortunato, se va in Thailandia 7-8 mesi, poi torna. No, sono stato bloccato io. Lo so. Io volevo la sofferenza, immagino. Ho sofferto da cani. Come quelli bloccati alle Maldive, bloccati a Cuba. Ho sofferto da cani che non potevo tornare. Allora, facciamo così, visto che il tempo stringe, vogliamo andare a vedere qualche precedente. Venezia-Pescara negli ultimi 3 confronti in Laguna, altrettanti pareggi. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con Walter Nerone. Walter, ce l'abbiamo adesso fatto. Mi senti? Adesso mi senti. Mamma mia, ma è stato un parto sofferto questa sera. Il meglio per salutarci, dai. Ma come mai? Perché questa sera hai fatto... Credo che l'altro apparecchio sia un po' sovraccarico. Ho capito. Per altre cose. Walter, io avevo ipotizzato un sabotaggio di Rita che dopo il derby di sabato... Sì, sta ancora, ha chiuso tutte le porte. No? Si è ripresa, no? Ah, perché è interista? Leggermente. Senti Walter, ti volevo però coinvolgere sul discorso del secondo gol subito. Non so se hai ascoltato anche la tesi di Ivo. Poco perché stavo discutendo con le mie apparecchiature. Cioè, diciamo che in sintesi Ivo, siamo perfettamente d'accordo, poi insomma lui è un allenatore, quindi non si può che essere d'accordo. C'è stata una grande compartecipazione in occasione del secondo gol. L'errore in Bocchetti c'è stato, che torna pigramente sulla sua posizione e si era già liberato Moreo, è stato fatto crossare troppo agevolmente, voglio dire, Fiamozzi senza un minimo di pressione, e anche lo stesso Drudi che non è andato a coprire in modo reattivo. Non è andato su nessuno, se vedete i due entrano, uno poi va verso il secondo palo e si va a cercare quasi l'avversario, su Moreo non ci chiude Drudi e non ci rientra Bocchetti. Sì. Drudi nell'ultimo passo fa un movimento come per cercare lo slancio, no? Po' come quello di Omeonga prima, cioè voglio dire lo slancio per saltare quando la palla ormai era già in porta, guardatelo lì, ecco, però va giù come a caricare i muscoli, no? Cioè, sono delle situazioni che da gente di questo mestiere, cioè se due di quelle esperienze ti fanno su due azioni errori di questo genere, voglio dire, stiamo a parlare di allenatori, di moduli, di zona, di uomo, è una cosa che a me ha lasciato, anche se Drudi aveva fatto secondo me una buona partita fino a quel momento, cioè dei due centrali quello che mi è piaciuto di più è stato Drudi. No, sono d'accordo con te, per carità, poi hai perso una partita, c'è stato un errore, quindi è giusto sottolinearlo. Dopo man mano che rivedi c'è un altro elemento? Ci sarebbe un altro elemento, perché la linea in quel caso la fa il primo centrale e quindi il secondo centrale si deve adeguare al primo, e probabilmente se si adeguava al primo può essere pure che era fuori gioco. Cioè ci sono tante cose. Ma infatti si è mossa male la linea, perché Bocchetti va maniera disomogenea. Disomogenea perché Bocchetti cerca di accorciare su Mancuso ma non ci riesce. Bocchetti è rientrato troppo lentamente. Quello è poco sicuro. Certo. Però lì insomma bisognava assecondare, ecco, e vedi? Dopo sono troppo larghi i centrali, troppa gente lì dentro. Sì, allora, ma la cosa che risalta è questa, che sono larghi, Però ci sta da dire una cosa, no? Per inciso, che sì, tutto giusto, l'errore c'è stato, però Fiamozzi ha messo una palla divina, però il colpo solo, di testa da solo, esatto, senza pressione, e il colpo di testa è stato molto bello. Allora, però non può stare un uomo da solo a centro posto. Diciamo che c'è una compartecipazione. Walter, sei d'accordo? Sì, in sintesi. Sì, molto d'accordo. Io ripeto,
la partita in sé l'altro giorno non è stata brutta, quella del Pescara. C'era differenza fra le due squadre, in qualche modo viene fuori. Però, santo Dio, io certe cose non le... cioè, ne vedo una o dopo tre partite va benissimo. Cioè, ma se ne vediamo due ogni partita di queste cose... certo, è recidivo. Ragazzi sì. miei, non ci siamo più. Cioè, voglio dire, nei mesi recidivo. Scorsi, sì. nelle settimane scorse, stavamo a parlare del problema di Drudi, della lontananza da Cesena. No, sì. il problema è la lontananza da centravanti, non da Cesena. questo non è mai. Ragazzo mio. voglio dire... cioè, è vero. Se sta squadra negli ultimi tre anni è stata la più bucata della Serie B, poi te ne accorgi da queste cose. Certo. Adesso arriva questo, Bocchetti, vabbè, è appena arrivato, i meccanismi non sono leati, la linea non è perfetta perché non si sincronizzano, però il movimento basilare, quello del difensore che cerca l'uomo o no, questo sì, zona che aggredisce, però l'allenatore palla, ci deve lavorare sulla compattezza, secondo me, al di là delle defaianze. Io in queste due partite ho visto Monza. Anche un Oddo stranamente Monza. Cauto. Avete notato i cambi? Sì. Cambi all'82esimo. Sì, triplice cambio. A Reggio e tre cambi all'84esimo con l'Empoli. Non è, l'Oddo che ricordavo io li avrebbe fatti nell'intervallo. Stai sotto, è un po' quello che fece Galeone Pescara Fermana 1-2 con la Bravo. Fermana di Ivo Iaconi che diede Bravo. Una lezione di calcio a quel Pescara nel primo tempo, però Galeone all'intervallo fece tre sostituzioni e vinse la partita. Bravo. Questa me la ricordo. Vero, Ivo? Il fenomeno Galeone. Il fenomeno Galeone, vedi? A Reggio Calabria quello andava fatto. E con l'Empoli la squadra doveva cambiare prima. Poi dopo capisco che se di tre centravanti non ne hai uno, metti Bocic, che secondo me spalle certo. alla porta con questo modulo non può giocare. Ecco, ti faccio questa domanda, sì, visto che siamo in dirittura d'arrivo, Walter. Domani chi faresti giocare? Cioè, intanto giocheresti sempre col 4-3-2-1 oppure opteresti per il cambio di modulo? Ma magari puoi giocare con due affiancati, visto il modo come si schierano quegli altri. Ma io quello che non ti vedo piace questa formazione che è inquadrata in questo momento? Non molto, perché sono curioso di vedere Riccardi, che ci potrebbe risolvere dei problemi là davanti insieme al maestro. Però non vedo nessuno di questi capace di giocare centravanti. Allora, se tu devi avere un centravanti falso, o c'hai, come si dice, un falso 9 di quelli che fanno la differenza. Vabbè, ma c'è Belloni, se no facciamo giocare Belloni. Bravo, ma se io devo adattare Bocic, con tutto il rispetto per sto ragazzo, ma se lo devo sacrificare lì, ci metto Belloni, che se non altro, almeno nel campionato primavera, quel ruolo l'ha fatto. Infatti. Dopo, e chissà che non giochi lui. Allora... Dopodiché qualcuno un giorno mi dirà Capone che l'abbiamo ripresa a fare. Infatti, hai ragione. Se uno non ci crede non se lo certo, piglia. Certo. Allora, pagina Facebook e poi velocemente i precedenti. Fausto Grande, che salutiamo, scrive: nelle prime tre giornate ho provato una sensazione di impotenza. Il problema è che quest'anno ad occhio ci saranno poche squadre abbordabili. Bisognerà fare punti anche giocando sporco e rubacchiando. Ivo Iaconi sembra Peter O'Toole. Qui ci può aiutare Paolo Marchetti, che... grande attore inglese, esatto, ma se non conosci Procolaro e Salty Dog, ti posso spiegare Peter O'Toole. Però è stato bravo Fausto, perché effettivamente adesso ce l'ho presente, è vero. I Procolarum se li può ricordare Walter, ma tu sei ancora troppo giovane. Sempre a livello di fotografie. Allora, facciamo così, vediamo. Ha ragione Walter Fausto Grande? Abbastanza. Vedi? Abbastanza. Complimenti, cioè, sei diventato anche particolare, Ivo, col passare degli anni, cioè. Ti sei evoluto. A questo sei diventato particolare, non so se è un complimento. No, complimento. Allora, vediamo i precedenti velocemente. Non è che suona proprio come un complimento, perché? Però va bene. Gli voglio troppo bene a Ivo. Non so se voglio più bene a Ivo o a Andrea, questa è una bella lotta. Allora,
Andiamo a vedere i precedenti. Venezia-Pescara ne sono pochi, per fortuna. Questo però è il precedente vincente, l'unico dopo il 48-49, insomma il primo successo nel 48-49, la gran palla di Allegri per Pagano, era il 23 febbraio 1992, gol di Pagano e perentorio colpo di testa qui di Giacomo Di Cara su corner di Rocco Pagano, 0-2, poi ci sarà il gol del 2-1 su calcio di rigore firmato da Andrea Poggi, terzino del Venezia dell'epoca. Il Pescara vinse il campionato di Serie B con Galeone in panchina, qui 95-96, allenatore Oddo che poi verrà esonerato a vantaggio di Gigi Maifredi dopo questa partita. Cerbone sblocca il punteggio su cross di Vecchiola, entra Carnevale al posto di Colonnello, viene espulso, qui molto fiscale direi l'arbitro, secondo giallo per Zanutta, incredibile. Pescara in 10 e ci sarà il raddoppio del Venezia, lo stiamo per vedere, il calcio di punizione di Pellegrini, colpo di testa di Vecchiola, 2-0, e accorcerà le distanze del finale Andrea Carnevale su calcio di rigore. Al termine di quella partita verrà esonerato Franco Oddo, papà di Massimo, al suo posto Gigi Maifredi, salvo poi richiamare Oddo a 3 giornate dalla fine di quel campionato per la salvezza del Pescara che stava retrocedendo allegramente con richiamarlo Maifredi, con una vittoria 5-1 in casa sull'Andria. Esatto, al termine di quella partita Andrea Iaconi si esibì in una delle sue migliori performance. E che dice? Purtroppo è vietata ai minori di 18 anni, non la posso raccontare. Aspetta che però ti sei perso il rigore, l'autogol clamoroso di Salvatore Alfieri. Questa era la partita Venezia-Pescara 96-97 dopo 11 risultati utili consecutivi. Qui siamo andati oltre, 2003-2004, c'era Ivo in panchina, gol di Saverino, Venezia 1, Pescara 0 e poi il raddoppio di Maurizio Rossi, ex della partita, grande aggancio devo dire, nei 16 metri biancazzurri e poi il tocco a superare Morgan De Sanct, no, non era, era Saul Santarelli, chiedo scusa, 2003-2004, vorrei ben vedere. Questo invece è il pareggio 1-1, allenatore Simonelli, il gol di Brellier, vantaggio momentaneo del Venezia, il pareggio di Daniele Russo su calcio di punizione stagione 2004-2005 e poi vedremo il palo clamoroso colpito nel finale di partita, mi viene un po' da sorridere perché lo indovina chi l'ha colpito per Paolo? Thomas Job, no, perché io quando penso a Job più ricchio di Giampaolo. La famosa intervista a Simonelli, chiesi a Simonelli: Giampaolo più varicchio si può fare? E lui rispose: sì, certo che si può fare. Giampaolo più varicchio più Job, ha risposto Simonelli, vedremo di giocare in 12 o in 13, una cosa del genere. È stato un grande, per far capire un po' qual era anche la sua mentalità. Allora, io saluto Walter Nerone, grazie Walter. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie per il tuo prezioso contributo. Ringraziamo Ivo Iaconi che tornerà a breve. Sì, è una promessa, anche perché abbiamo parlato di calcio. Tu mi hai detto, poi non parlate di calcio, invece hai attestato poco fa che abbiamo parlato di calcio, quindi ti è piaciuta la trasmissione? Beh, anche perché c'è Pierpaolo Marchetti. Quindi. Torna soltanto se si cambia la cravatta, però. No, la cravatta no! Assolutamente bellissima. È una cravatta un po' gozzaniana, diciamo. Grazie Pierpaolo. Ci vediamo naturalmente lunedì prossimo io e te, domani diretta calcio e poi il post partita intorno alle 23, le interviste, quelle che si possono fare in questo momento di grande difficoltà, più il post partita appunto con Fabio Ferraresi da studio. È tutto, grazie a Dino D'Angelo, a voi per l'attenzione, buona serata.